Ciao ragazzi, un saluto a tutto il gruppo e a tutto il canale di YouTube. Allora, prima di partire con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Allora, oggi andiamo a parlare di come si accende la stufa Truma. Allora, faccio questo video perché mi è stato richiesto da un utente che mi segue e mi ha detto: Andrea, mi fai vedere come funziona la stufa Truma, come si accende? Allora, premetto che questa stufa l'ho fatta revisionare, però la tengo comunque sempre sotto controllo e pulita. Va fatta comunque in ordinaria manutenzione, come tutte le cose. Allora, questa stufa è una Trumatic, quindi aveva il sistema di accensione automatica che io ho eliminato perché non funzionava più, e quindi ho messo il piezo elettrico. E funziona alla grande. Adesso vi faccio vedere come funziona. Poi questa stufa qua, questa Caravan, che è un'Adria linea 401, che tanti la confondono con la Optima, Adria Optima, che ha meno cose rispetto a questa, e questa è più accessoriata, e ha poi queste, tutti i rivestimenti interni bianchi, insomma diverse cose. È fatta meglio. In più questa, dicevo, è una stufa canalizzata, quindi non solo, adesso è come se siamo in libera perché ho attivato la batteria servizi, abbiamo le luci principali, poi ne ho anche altre accessorie. Vi volevo far vedere questa cosa perché andiamo un attimo con me. Allora, la batteria sta a 12,5, è quasi totalmente carica. E ho fatto già il weekend senza ricaricare, e la batteria sta ancora a 12,5. Allora, questa è per attivare la stufa, la canalizzazione. Siamo con la batteria servizi, ricordo, quindi attivo così, giro, e se sentite. La stufa ancora non l'ho accesa, però vi voglio far sentire il rumore della ventola. Sentite? Spero che lo sentiate. Vi faccio vedere un'altra cosa. Voi adesso non potete vedere, però sentite il rumore dell'aria? Quindi la cosa bellissima di questa roulotte, che è già predisposta a 12 volt, l'aria della ventola della canalizzazione, quindi in libera noi utilizziamo la canalizzazione, quindi abbiamo la roulotte completamente calda anche nel bagno. È molto piacevole questa cosa. Adesso la spegniamo, portiamo a zero. Quindi per attivarla vi faccio vedere bene. Allora, c'è questo pulsante rosso, va attivato verso sopra e girata. Poi c'è la velocità, questa è la velocità fino a 4, no, fino a 5. Già a 2, a 2, 2 e mezzo va bene e consuma poco, consuma pochissimo. Io l'attivo pure tutta la notte, lo lascio accesa sia la stufa quando è freddo. Ecco, spegniamo, vi rimetto un attimo là e vi spiego alcune cose. Allora, quindi stavo dicendo, accendendo la stufa con la fiamma pilota soltanto e un pochino di canalizzazione. Qui dentro con la blò un pochino aperto per il ricircolo si sta una meraviglia, perché comunque è una roulotte di 4 metri e dormiamo benissimo. E adesso andiamo all'accensione. Allora, vi poggio da un'altra parte per farvi vedere come funziona. Allora, aspettate un attimo, è tutto in diretta. Ecco qua, questa è la stufa. Vi dicevo, allora, senza che attivo il gas che si attiva da qua, faccio vedere. Questo è il piezo elettrico, ok? Il classico piezo elettrico, quello anche del barbecue. Chi ha il barbecue manuale? Allora,
Da qui scocca la scintilla e qui c'è la regolazione. Mi avvicino. La regolazione, scusate, da 0 a 10. Ok, allora premiamo questo pulsante, vedete? Scende giù per attivare il gas, e poi si gira la manopola. Ok, già 2 parte, quindi teniamo la fiamma bassa. Adesso la faccio partire e vi faccio vedere la fiamma. Ok, quindi giriamo, premiamo così arriva il gas alla stufa e premiamo il piezo elettrico a destra. Ecco, già la stufa è accesa. Adesso piano piano rilascio qui, così ho rilasciato troppo veloce. Aspettate, ecco. Si è accesa, lasciamo qualche secondo premuto in modo che il bruciatore si scalda e parte bene. Ok, lasciamo piano piano, piano piano lasciamo, ecco qua, e la stufa è partita. Allora vi faccio vedere la fiammella. La fiammella, vediamo un po', eccola là, la vedete? Ok. Quella è la fiamma pilota. Adesso per aumentare, vedete? Sta a 2,5, vedete? L'ho fatta partire a 2,5. Quindi aumentiamo, andiamo sopra i 5. Sentite che adesso parte la seconda fiamma. Eccola qua. Sentite questo rumore? Questa è la seconda, la fiamma. Aspettate che è un po' difficile. Eccola là. Vedete? Allora, fiamma pilota a sinistra e poi c'è una fiamma lunga, tanto così che adesso non si vede bene. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccola. Quindi che parte da qua arriva qui. E in questo modo, allora, adesso facciamo proprio il test. Stiamo a 25 e 6. 25 e 6. Questo giro di 10 minuti aumenta di 10 gradi, però non la tengo accesa, se no muoio. Ok? Ve lo dico per esperienza: 10 minuti la roulotte è calda, pure che parte da 15 gradi, arriva subito sopra i 20 in giro di pochissimo. Poi, se attiviamo la canalizzazione e teniamo la fiamma alta da 5 in su, perché 5 è metà. Adesso siamo a 5, 5 è metà. Questa arriva fino a 10. Se la metto al massimo e aumento, metto anche la canalizzazione, qui dentro devi stare nudo, in poche parole. Ok? Quindi ecco, per farvi vedere che adesso è come se fossimo in libera. Quindi aspetta, vi rimetto così. Adesso è come se fossimo in libera perché abbiamo la batteria servizi accesa con le luci. Posso attivare la pompa. Sentite la pompa? Lascio i rubinetti aperti per far circolare l'aria, per tenere asciugati i tubi. Quindi basta che attivo la pompa da qua, i rubinetti sono già aperti. Ovviamente, quando torniamo a casa, prima di tornare a casa, scarichiamo tutti i serbatoi. Adesso l'acqua nel serbatoio non c'è. E faccio questa cosa sempre prima di ritornare a casa. Mi fermo nella prima area di carico e scarico, scarico tutto e torno a casa. Così già la roulotte è pronta per ripartire. Bisogna solo fare il carico. Allora, già la stufa è caldissima. Ecco, già è calda. La temperatura già sta aumentando. Vi faccio vedere. Che è passato 2 minuti, 1 minuto, 2 minuti, già sta salendo la temperatura, vedete ragazzi? Ok, quindi non sta attivata la canalizzazione. Vediamo nel bagno. Ah, devo attivare la canalizzazione per vedere se arriva. Voglio vedere se già arriva aria calda. In genere arriva subito.
mettiamo, vi faccio vedere anche a voi, ecco, ho messo il pallino, sta a 2,5, vedete, 2,5, quindi neanche, diciamo, a metà. È così, già arriva aria calda, già arriva aria calda. Immaginate voi, l'ho appena accesa perché la stufa sta qua dietro. Da qua arriva la canalizzazione qui e subito l'aria calda la spara forte qui, quindi non serve avere una grossa ventilazione e basta mettere al minimo. Già è caldo qua dentro, io già c'ho caldo, quindi abbassiamo, ritorniamo alla fiamma pilota. Quindi consuma pochissimo, consumiamo pochissimo gas, veramente consumiamo pochissimo gas e la resa è ottima, perché avendo un ambiente piccolo, come dicevo, perché queste stufe qua, le montano anche nei grandi camper e nelle grandi roulotte. Questa è una 3200 in uno spazio di 4 metri, quindi basta mantenere, come dicevo all'inizio, con la fiamma pilota e leggermente la canalizzazione, giusto per avere caldo tutto l'ambiente, altrimenti neanche servirebbe. E niente, io attivo la canalizzazione verso la mattina, perché così quando ci svegliamo tutti quanti abbiamo il bagno per lavarci, siamo belli caldi con le bambine, e per queste motivazioni qua. Comunque avete visto come funziona la stufa Truma, come si accende. E poi una cosa importante, come spegnerla. Allora, spegniamo la canalizzazione innanzitutto, la ventola, il Trumavent, chiamiamo le cose come si chiama, Trumavent. Quindi rotellina giù, questo al centro, chiudiamo il gas a zero, lo riportiamo, ok, gas da riportare a zero girando verso destra. Apriamo l'armadio, qui c'è la chiusura del gas della stufa, chiudiamo così. Io poi, prima di ripartire, io che faccio? Spengo anche tutti gli interruttori. Questo è il generale, spegniamo il generale, si spegne tutto. Io faccio anche una cosa in più, anzi altre due cose: disattivo la batteria servizi tramite questo interruttore riarmabile, e poi altra cosa molto importante, chiudo la bombola, così viaggio sicuro. In caso, ragazzi, di incidente, non circola da nessuna parte gas e non circola corrente. Quindi qua si richiude lo blocco, ho aperto per avere un minimo di circolazione dell'aria, ho spento la stufa, chiudo qua e si può ripartire, ragazzi. Quindi, per viaggiare sicuri, gas chiuso e corrente chiusa. Vi ho fatto vedere come si accende la stufa, come si spegne, come si disattiva tutto e come si riparte in sicurezza. E spero di essere stato d'aiuto a tutti chi mi segue. Spero condividete questo video, perché sono cose importanti anche per la sicurezza. Viaggiamo tutti sicuri. E niente, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Un saluto a tutti e grazie per seguirmi. Siamo arrivati a 1000 iscritti sul canale e siamo arrivati a più di 8000 iscritti sul gruppo. Iscrivetevi e seguiteci, perché credo che a breve cominceremo a riorganizzare le uscite condivise. Ok ragazzi, un abbraccio a tutti e a presto, al prossimo video. Ciao ciao!